Allora, buonasera, purtroppo non riuscite a vedermi, non che sia chissà quale modello, però insomma c'è stato questo problemino tecnico che però non ci impedisce per fortuna di dialogare, appunto di presentare questo incontro e che vede la tematica di una intanto chiedo a tutti se mi sentite, i nostri ospiti che poi andrò a presentare. Io vi vedo naturalmente, quindi basta anche proprio un cenno della testa. Mi sentite? Perfetto. Perfetto. Ci Allora, sentiamo bene. dicevamo, questo incontro è inerente naturalmente un'opera celeberrima di Raffaello in questo anno. Ancora in corso delle celebrazioni dei 500 anni dalla scomparsa di quest'artista, ma evidentemente è anche un'occasione per farlo parlare questo capolavoro in forma completamente diversa. Io vado subito a salutare, quindi a introdurre velocissimamente gli ospiti di questo panel. Io sono Giuseppe Sterparelli e collaboro con la rivista Art Tribune, ma sono anche documentarista e ricercatore indipendente nel campo delle arti visive e vorrei dapprima introdurre la quota rosa qui presente, cioè Lucia Panini. Lucia è Managing Director della Franco Cosimo Panini Editore, che prende il nome del padre e che è nata a Modena nel 1989, dopo Magari che il padre. 89. Come scusa? Ah, 69, magari 89. beh, no, scusa, io ti parlo della casa editrice, la casa editrice. La casa editrice che naturalmente insomma, si occupa di editoria d'arte, ma non solo, e vedremo poi no, nell'affrontare appunto il tema di questa giornata, anche come arriverà ad oggi questa azienda che naturalmente è come dire, è un nome importante per la cultura italiana. Alessandro Cosma è alla tua destra, Lucia. Io saluto Alessandro, che è curatore alle Gallerie Nazionali di Arte Antica e è naturalmente anche autore di vari studi e si occupa principalmente di storia del collezionismo, iconografia e iconologia della pittura del Cinquecento, ma ha pubblicato anche per conferenze, anche mostre da lui curate. Posso elencare, per esempio, fra gli ultimi volumi curati: Iconografia agostiniana, Storia di Palazzo Corsini del 2016, Rembrandt et Galleria Corsini di quest'anno 2020. E poi arrivo a Luca Ponzio, che è fondatore di Alta Definizione, che è una compagnia high-tech leader nel campo della digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio artistico, ma è anche, come dire, direttore di altre realtà collegate, tra cui Memoria. Una compagnia che sviluppa tecnologie di monitoraggio dello stato di conservazione di opere d'arte, ma anche di Enjoy Museum, dimmi se Luca se ho pronunciato bene, Sei che è perfetto. una realtà dedicata invece a sviluppare nuove modalità di fruizione museale attraverso la tecnologia, la praticità, ma anche il design. Abbiamo fatto quindi questo rapido giro introduttivo e io direi intanto di, come dire, così, come se fosse davvero il teaser di un prodotto audio-video, ecco, di introdurre un po' l'atmosfera, se siete d'accordo, perché alla fine di gennaio 2020, e quindi a pochi giorni dall'inizio del momento incredibile, no, che ancora stiamo vivendo, ecco che la fornerina di Raffaello è stata estratta in via del tutto eccezionale dalla teca climatizzata che la conserva a Palazzo Barberini a Roma. E chi ci dice il perché? Chi è che arriva a dire come è nato questo? Qual è stato l'inizio del viaggio? Io penso che ce lo può intanto,
così suggerire Alessandro, che appunto a Palazzo Barberini è curatore del patrimonio appunto artistico del XVI secolo e che la respira la Fornarina, la vede e la sente quotidianamente. Ecco, Alessandro, puoi quindi portarci dentro, portarci vicino questa... Sì, sì, sì. Assolutamente sì. E l'anno raffaellesco è stata un po' l'avvio, no? di un lavoro su uno dei quadri forse più iconici di Raffaello, perché è un quadro, al di là che è conosciuto in tutto il mondo e ben noto, ma è un quadro anche tra i più personali di Raffaello, come poi proverò a raccontare velocissimamente, ma giusto per introdurre chi è un po' il protagonista del nostro viaggio, del nostro lavoro. E in questa occasione dell'anno raffaellesco, una congiuntura felice di incontri con Luca, nella fattispecie, e con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha elaborato uno scanner per un'analisi particolare che si chiama XRF Mapping, e con Ars Mensure, che lo ha provato e testato, abbiamo organizzato una 3 giorni dedicata proprio alla Fornarina. Quindi l'abbiamo fatta uscire dalla teca prima di mandarla alla mostra delle Scuderie del Quirinale, che ha celebrato Raffaello, e l'abbiamo sottoposta a questa grande serie di indagini, che poi diventerà, insomma, abbiamo parecchio materiale, insomma, poi da presentare. Quindi io, diciamo così, proverei subito a raccontare velocemente qualche cosa di quello che è successo, ecco, e del perché queste cose si sono state fatte. Voi mi sentite? Io ti sento benissimo. Un rientro audio, però va bene. Allora, un mistero ancora aperto, nel senso che, sebbene la Fornarina sia un quadro famosissimo, è un quadro che ha ancora tanti misteri, e gli studi che stiamo conducendo e che abbiamo condotto tutti insieme anche in questi 3 giorni ci aiutano a saperne sempre un pochino di più. Io volevo aprire con un piccolo, come dire, racconto di che cos'è questa Fornarina, per quelli che malauguratamente non lo sapessero. È un'opera datata alla fine della vita di Raffaello, rappresenta l'immagine di una donna nuda che in realtà è una Venere, con gli attributi tipici della Venere, che sono appunto la nudità, il mirto e il melocotogno, attributi tradizionali della figura di Venere, ma è una Venere particolare, perché è una Venere con un viso estremamente caratterizzato, un viso che quasi ci chiede di essere identificato, e ha al braccio un'armilla, questo braccialetto straordinario, bellissimo, in cui c'è la firma del pittore Rafael Urbinas, che non è solo la firma, ma è anche l'attestazione di un rapporto di qualche tipo con questa immagine, e quindi con questa donna. Tant'è che nel corso dei secoli, noi non sappiamo moltissimo della storia della Fornarina, ma nel corso dei secoli una cosa che è comune a tutti, a partire dal 600, da quando viene incamerata dai Barberini, è che l'immagine raffiguri l'amata di Raffaello. Ora, tutte le fonti ci raccontano di quanto Raffaello avesse, un rapporto privilegiato e straordinario con le donne, ne avesse amate tantissime, ma ce n'era una in particolare che aveva amato più di tutte, che aveva amato fino alla morte, e che questa donna era stata ritratta da Raffaello. Ecco, il mito della Fornarina nasce dal fatto che a un certo punto questa immagine è diventata il ritratto della donna amata da Raffaello. Tutte le fonti del 6 e del 700 la ricordano così, e a un certo punto gli viene dato anche questo soprannome che, tra parentesi, nasce solo alla fine del 700, 1772, in questa incisione di Domenico Cunego, in cui per la prima volta compare il termine Fornarina, che probabilmente, diciamo così, è stato inteso come figlia di fornaio, anche se secondo alcuni aveva, come dire, il sapore di un soprannome legato all'attività del meretricio, insomma, della prostituzione.
Fatto sta che come figlia di un fornaio venne intesa da tutti e tra fine Settecento e inizio Ottocento nasce il mito straordinario e romantico della figlia del fornaio, umile donna, che fa innamorare il più grande pittore della Roma papale e che viene raffigurata in innumerevoli dipinti. Questo di Ingres ve l'ho portato come esempio celebre e forse uno dei primi che raccontano questa storia d'amore in epoca romantica, una storia d'amore che diventa poi sempre più ricca di particolari, perché l'Ottocento aveva necessità di costruire questa storia d'amore tra Raffaello e la fornarina, e quindi escono libri, poemi e si raccontano episodi, storie come Raffaello spoglia per la prima volta la fornarina, insomma un po' di pruderia anche romantica, oppure Raffaello morente tra le braccia della fornarina. Insomma, si costruisce una straordinaria storia romantica che vede questi due protagonisti. Mancava però una cosa, mancava un nome e mancava un nome, e una fortunosa ritrovamento in archivio segreto vaticano alla metà dell'Ottocento fa sì che questa donna sembra aver acquisito anche un nome, Margherita Luti. Ci sono dei documenti che attestano l'esistenza di questa fanciulla che si chiude in convento pochi mesi dopo la morte di Raffaello e che viveva in un palazzo dove viveva un Francesco Fornaio di Siena. Tutto sembrava quindi andare un po' come negli scacchi, sembrava andare perfettamente a posto. Questa Margherita Luti, figlia di un fornaio senese, era l'amante di Raffaello, raffigurata nell'immagine. Ora noi non sappiamo se davvero è andata così, però sappiamo che questo mito è diventato ancor più straordinario nel Novecento, fino a diventare protagonista di film di vario genere, da quelli un po' più seriosi, come La fornarina di Guazzoni, o a quelli anche un po' dissacratori, come Nel giorno del Signore di Corbucci, ma fino a essere protagonista in tanti film. Ultimo La grande bellezza, insomma, per dirne una, a dire quanto è iconica questa immagine. Ora però, al di là di quanto è della fortuna di questa immagine, di tutta questa storia, noi tante cose della fornarina non le sappiamo. E non sappiamo quando è stata fatta effettivamente, non sappiamo per chi fosse stata fatta e dove fosse nei primi anni della sua vita. Ed è qui che viene ad aiutarci la tecnologia. Nei primi anni Ottanta venne fatta una radiografia che ci svelò che in realtà la fornarina dietro aveva un paesaggio inizialmente, che vedete sullo sfondo, paesaggio che poi Raffaello decise di coprire con questo schermo di fronde. Allora c'è qualcosa sotto il quadro, c'è qualcosa sopra il quadro, e che va indagato, e la Tre giorni che abbiamo fatto a gennaio nasce proprio per indagare questi due aspetti, quello che c'è sopra, quello che si vede, e quello che c'è sotto, quello che noi oggi non vediamo. E per farlo abbiamo dovuto fare una cosa che normalmente non facciamo. La fornarina di solito è appesa a Palazzo Barberini, all'interno di una teca protetta che la tiene al riparo dalle variazioni di temperatura e di umidità. Questa teca è stata aperta in occasione di queste indagini, e l'opera è stata mostrata al pubblico e sottoposta alle indagini. La prima giornata, tutta la prima giornata è stata dedicata alle scansioni fatte con alta definizione, scansioni che ci hanno reso una fornarina che quasi non conoscevamo, che si vede, e qui dico così una cosa un po' particolare, meglio di come si vede al museo, nel senso che i problemi di illuminazione, la teca con il vetro, tutta una serie di questioni che rendono la visione dal vivo in alcuni casi problematica e che invece ci permettono dall'altro lato di avere una visione senza tutti questi problemi, anche comodamente a casa nostra. E qui si apre un problema non indifferente, insomma, sulla questione. Una scansione che non è stata poi solamente della pellicola pittorica, ma è stata una scansione, poi vi dirà meglio Luca, anche tridimensionale, di tutto quello che l'opera è. E una scansione, proprio questo elemento, ci permetterà di ripetere
la scansione successivamente nel 2021. Adesso i tempi Covid ci danno tutto, è tutto un po' da ragionare, però di utilizzare questa altissima definizione, di utilizzare tutto quello che abbiamo imparato e conosciuto dalla Fornarina per monitorarne anche lo stato di conservazione. È un dipinto su tavola, è un dipinto che quindi soffre molto le modifiche, è un dipinto che ha bisogno quindi di un monitoraggio costante, e le tecnologie, e in questo caso quella che Alta Definizione Companini hanno messo in campo per la Fornarina, ci aiutano sicuramente, ci aiuteranno sicuramente a saperne un po' di più anche di come questa opera si muove e si trasforma nel corso del tempo, aiutandoci a capire meglio come possiamo proteggerla sempre meglio. La tre giorni di indagine ovviamente non si è conclusa con la scansione di ciò che si vede, no? Anche per quanto l'immagine tridimensionale è stata scansionata da tutti i lati, davanti, i lati, il retro, proprio per avere un modello effettivo di tutto quello che la Fornarina è, ma è proseguita poi nel giorno successivo. Questa ve l'ho messa, scusatemi, solo per farvi vedere quanto la cosa aveva suscitato interesse, nel senso che è una fotografia che ci mostra come una cosa forse un po' tecnica, no? Come quella che può essere delle indagini diagnostiche, sebbene su un'opera molto famosa, hanno poi suscitato invece un interesse straordinario con numerosissime persone che sono venute nel corso della tre giorni e anche nei giorni successivi a chiedere informazioni, a informarsi, a voler sapere quello che stava succedendo, a dimostrazione che di queste cose c'è anche c'è tanta voglia di sapere anche tecnicamente come funzionano le opere, e ben vengano esperimenti come quelli che siamo riusciti a fare con Alta Definizione e con Ars Mensure. Introduco appunto Ars Mensure perché l'ultima sezione delle analisi che abbiamo fatto in questi tre giorni è stata dedicata a quello che c'è sotto, cioè con uno scanner, prototipo di scanner realizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, grazie ad Ars Mensure ed MB e il CNR, abbiamo come dire, sottoposto la Fornarina a un'indagine particolare che si chiama XRF Mapping, che è un'indagine che permette di conoscere gli elementi chimici presenti all'interno dei singoli punti. La particolarità di questa nuova tipologia di indagine è che viene fatta non su un punto singolo, ma sull'intera copertura dell'immagine. Quindi noi abbiamo avuto il risultato, sono tante mappe, la Fornarina di piombo, la Fornarina di ferro, la Fornarina di rame, la Fornarina di stagno e così via. Tutte mappe che ci permettono di sapere come Raffaello ha lavorato, cosa ha usato e di quindi sapere un po' meglio come questi pigmenti eventualmente si sono degradati, come hanno funzionato e come Raffaello li ha utilizzati. Quindi conoscere un po' meglio anche la tecnica di Raffaello nella stesura progressiva. Che le immagini in altissima definizione ci hanno invece aiutato a leggere nel modo in cui la pennellata è stata stesa, è stata resa veramente, quanti dettagli effettivamente Raffaello ha messo all'interno di un quadro a cui probabilmente teneva molto, visto che raffigurava qualcuno a cui lui teneva molto e che è rimasto nel suo studio quando lui è morto, molto probabilmente non finito, forse perché gli ultimi tocchi pensava di darli appunto e di avere più tempo per poterli dare, per celebrare ancora meglio questo personaggio ancora misterioso. Io quindi ho cercato di essere più veloce possibile, ma di raccontare insomma un po' della storia, un po' dell'immagine, ma soprattutto di quanto, nonostante un'opera possa essere famosissima, c'è sempre da sapere qualcosa in più. C'è da fare ricerche in archivio, c'è da fare ricerche di storia, ma c'è da fare anche ricerche con la tecnologia. E fortunatamente il rapporto tra i musei pubblici e chi fa ricerca e chi fa tecnologia è oggi un rapporto virtuoso, come queste tre giornate penso abbiano dimostrato. Bene, io Alessandro, se mi sentite, ecco, ti ringrazio per questa disamina che ci ha portato veramente così ad avvicinarci da un punto di vista così di ricostruzione storica, ma anche così a riportarci al calore, no? E anche all'aspetto personale, insomma, di quest'opera, che si può dire, insomma, molto probabilmente ci prende proprio
compie 500 anni proprio quest'anno. E quindi evidentemente questo lavoro che Alta Definizione e Franco Cosimo Panini editore insieme hanno fatto accendendo le luci su questo capolavoro, è un qualcosa che ci permette appunto di tornare all'attualità, ovviamente anche obbligata di questi tempi, in cui ovviamente la presenza dello spettatore all'interno di un museo, quindi anche di fronte all'originale, ecco, è per ovvi motivi, insomma, oramai ecco, cambiata. Tutte le giornate, insomma, di questo evento, insomma, in cui partecipiamo anche noi ora, naturalmente ha questo filo conduttore, no? Cioè il dovere oramai di riconsiderare lo scenario museale, ma anche riflettendo su questo obbligo, appunto, un obbligo che però diventi positivo e virtuoso, di transmedialità. Quindi evidentemente questa dicotomia tra originale e copia, per come l'hanno conosciuti, insomma, dai grandi teorici come Benjamin fino a tanti altri, insomma, ovviamente oggi assume un significato differente. Io vorrei adesso, per passare la palla a Luca, vorrei però stimolarlo con delle frasi lungimiranti di un grande, che era Gillo Dorfles, che in un articolo di Repubblica del 1997, quindi siamo ancora nel XX secolo, dice così: perché stupirsi? L'arte va clonata. Mi sentite? Ti sentiamo. Allora Luca, io ti riporto queste parole del grande Dorfles e poi tu porti avanti il discorso per quello che tocchi ogni giorno, insomma, da vari anni. Il futuro è la clonazione e non si scampa. E se oggi è toccato ad una pecora, c'era la pecora Dolly, se vi ricordate, perché non dovrebbe toccare alla Gioconda? Una copia, se perfetta, può dare le stesse emozioni dell'originale. Perché stupirsi? Allora il giornalista gli dice: ma così viene però a cadere il concetto dell'opera unica e inimitabile, no? Fa questa domanda, no, la giornalista. E lui risponde: da un pezzo non esistono opere uniche, continueranno ad esistere ispirazioni uniche, idee uniche. Ma poi la riproduzione, anzi la clonazione, è inevitabile. E poi dobbiamo smitizzare questo concetto dell'esperienza irripetibile. Gli avversari delle repliche vedono nell'opera unica qualcosa di magico. C'è quasi una superstizione dell'esemplare solitario, come se solo questo fosse in grado di suscitare emozioni, di creare un contatto con chi guarda. Invece non è così. E non dobbiamo dimenticare che al concetto dell'unicità è legato il mercato dell'arte. Così ciò che ha più valore per il business passa ad avere più valore in assoluto. Ed è più facile, è chiaro, replicare una scultura come il Marco Aurelio piuttosto che la Gioconda, perché ci sono opere più o meno imitabili. Il punto di fondo è avere un concetto elastico dell'arte, anche perché non sempre l'originale è meglio della copia. Allora, Luca, tu sei andato a, non verso la Gioconda, ma insomma, non tanto lontano da lì. No, assolutamente, Giuseppe. Il tema ovviamente è un tema che sentiamo e vediamo tutti i giorni. Tu parli di futuro, ma è un tema che può toccare anche il passato, perché come sappiamo... ci sono artisti che sono stati copiati molto nel passato. Pensiamo a Leonardo da Vinci, quando l'Ultima Cena, che già si stava deteriorando pochi anni dopo che fu fatta, già all'epoca c'erano pittori che cercavano di tramandarla ai posteri facendone delle copie, o gli stessi artisti che hanno fatto più copie delle loro opere, perché in quel momento probabilmente il soggetto era un soggetto che riscuoteva successo, e quindi ci troviamo ad avere più copie, che ne so, del Bacio di Hayez, per esempio, no? Quindi
Il tema della copia è un tema che ha radici profonde e nel passato, ecco. Oggi vi vorrei parlare anche un po' della storia di alta definizione, cioè parla appunto della tecnologia che ha portato a consentire di fare una replica della Fornarina nel 2020. Mi piacerebbe ripercorrere con voi anche quella che è stata la storia, perché alta definizione oggi, come sapete, fa parte della Franco Cosimo Panini da circa 3 anni, ma le sue radici arrivano tecnologicamente parlando dal passato, da un passato che risale al 2005, quando ancora non c'erano gli smartphone, non c'era nemmeno l'iPhone, no? E quindi parliamo di un'era geologica da un punto di vista tecnologico-informatico. E nel 2005 alta definizione dà vita a quella che è nella storia la prima fotografia gigapixel di un'opera d'arte che vedete adesso sullo schermo. La vedete in due modalità. Sulla destra vedete il prodotto, meglio, sulla sinistra vedete il prodotto della fotografia, cioè l'immagine in altissima risoluzione, frutto del processo di fotografia che abbiamo messo a punto, e sulla destra vedete uno schema fatto di 1300 scatti fotografici, che sono le foto in miniatura che sono servite per ricomporre e dare vita all'immagine gigapixel, all'epoca più grande del mondo, di un'opera d'arte che di un'opera che è delle mie parti, di Varallo Sesia, è un'opera di Gaudenzio Ferrari. E all'epoca questa immagine da più di 8 miliardi di pixel suscitò scalpore e interesse, perché fu messa online con un visore all'epoca rudimentale e la gente ne poteva vedere ed esplorare qualunque dettaglio. Vedete appunto una foto storica del momento in cui sono state fatte le fotografie. Mi piace anche raccontare che cos'è, diciamo con un esempio, che cos'è una fotografia gigapixel, perché parliamo di un'immagine di altissima qualità, parliamo di un'immagine che consente di esplorare il dettaglio di un'opera d'arte, un'immagine che per esempio ti consente di capire cosa c'è in un'opera come quella di Leonardo, dell'Ultima Cena, alle spalle di Gesù. E come posso dirvi, se noi avessimo oggi una fotografia tradizionale da esplorare e ingrandire, immediatamente ci renderemmo conto che questa immagine non ha la qualità che ci permette di esplorare liberamente il contenuto dell'opera, no? Invece con un'immagine gigapixel come quella che ha realizzato alta definizione dell'Ultima Cena nel 2007, noi abbiamo la possibilità di ingrandire fino a trovarcelo davanti agli occhi come se fossimo a pochi centimetri dall'opera. Questa è la caratteristica di un'immagine gigapixel, di un'immagine in altissima definizione, la possibilità di avvicinarci a dismisura a un'opera d'arte fino a coglierne il più piccolo dettaglio. È un vantaggio enorme, perché tu da casa, ancor più in questo momento, hai la possibilità di avvicinarti a un'opera e di contemplarla liberamente per tutto il tempo che vuoi. Per di più, diciamo anche che alcune opere purtroppo non possono essere viste così da vicino. Anche l'Ultima Cena, come sapete, è un'opera che ha una barriera di fronte a sé a circa 6 metri di distanza, per cui noi questo dettaglio in ogni caso non lo potremo mai percepire. Quindi la differenza tra un'immagine gigapixel e un'immagine standard la vedete in questa slide riassunta, è veramente evidente. Poi mi piace anche fare un confronto tra la tecnologia che tutti oggi abbiamo in casa e che tutti conosciamo, che è rappresentata in questa slide con la tesserina SD, che è il vecchio televisore di 20 anni fa, il Full HD, che è il televisore già con un'ottima risoluzione, il 4K e l'8K. E in questa slide quelle stesse tesserine le vedete rimpicciolite sulla sinistra in basso,
che danno la misura di quanto è grande un'immagine gigapixel di alta definizione già rispetto alle ottime risoluzioni a cui siamo abituati guardando televisori di ultima generazione. Faccio anche una carrellata veloce per far comprendere cosa significa fare una fotografia in alta definizione, mostrandovi qualche dettaglio tecnologico. Questa è la prima macchina che è stata progettata nel 2005-2006 ed è stata usata per fotografare l'ultima cena di Leonardo, e la vedete in questa foto nel set di backstage. Questa è una macchina un po' più evoluta che è nata qualche anno dopo, che abbiamo usato per fotografare l'intera Cappella degli Scroegni e ancora per rifotografare l'ultima cena di Leonardo. Questa è una macchina che invece lavora per dipinti di piccola e media dimensione, che è stata progettata intorno al 2009 e che è stata poi usata agli Uffizi, qui la vedete sulla Venere di Botticelli, no? Che consente ovviamente sempre di avere, come dire, un risultato di acquisizione molto alto. La vedete sullo sposalizio della Vergine alla Pinacoteca di Brera, qui siamo sempre a Pinacoteca di Brera, qua siamo a Palazzo Barberini, perché siamo già stati anni fa, siamo tornati quest'anno per la Fornarina, ma siamo stati anni fa per fare altre opere. Questa è una macchina che abbiamo costruito per digitalizzare un codice di Leonardo, sempre intorno al 2012. Questa, vabbè, non è un'opera d'arte, ma insomma mi piace sempre farla vedere perché è una macchina che è stata realizzata per acquisire in altissima definizione il telo sindonico. E questa è la più recente, diciamo una delle più recenti, una macchina che abbiamo utilizzato alle gallerie Stensi per fotografare mappe e documenti di grandi dimensioni, anche di metri, che non potevano essere fotografati appesi a una parete perché sono documenti che si trovano stesi o raccolti in raccoglitori, e quindi abbiamo dovuto costruire una macchina che lavora su un piano orizzontale con un carrello estraibile e altre caratteristiche. Questo ci ha portato negli anni ad avere una base di immagini, una banca dati di oltre 600 opere d'arte fotografate in gigapixel, quindi un numero importante, molto importante. Poi grazie ad un accordo con gli enti proprietari e anche con il Ministero centrale, oggi sono per lo più disponibili sul nostro portale, che è un portale, possiamo considerarlo di Digital Humanities, dove le persone hanno la possibilità di fruire gratuitamente, guardare queste immagini gratuitamente e liberamente per scopi di studio, didattici, anche solo di contemplazione. E naturalmente l'operato di alta definizione non si ferma qui, perché queste immagini, come potete immaginare, si prestano a moltissimi utilizzi, sono immagini di una qualità tale per cui qualunque idea può essere poi realizzata e portata a termine con un risultato a volte sorprendente. Quindi sono state utilizzate in moltissime occasioni, esperienze didattiche o digitali in mostre, addirittura risale al 2008, se non ricordo male, per cui forse una delle prime digital experience che sono state fatte. Qua siamo in un cinema 8K dove è stata proiettata l'immagine di molte opere e utilizzata per fare didattica agli studenti. Qua siamo in un progetto di un artista contemporaneo. Siamo a fare delle conferenze con Pietro Marani, ma ne abbiamo fatte con moltissimi autori in questi anni. Si possono usare per fare fondali strepitosi per il cinema. Ovviamente repliche, che forse è anche un po' il tema della giornata. Qua siamo al Tyler's Museum, dove abbiamo portato una replica 1-1 dell'ultima cena di Leonardo. Qua siamo a Vinci, dove abbiamo fatto un intero museo con tutte le repliche dei dipinti sempre di Leonardo, le applicazioni nel cinema, ancora con un artista contemporaneo, José Manuel Ballester, che crea nature morte partendo da opere ultra famose, e ovviamente tutti qui riconoscono l'ultima cena. Qui siamo a Malpensa con un altro artista, e poi insomma diciamo
Siamo arrivati anche a fare progetti e collaborazioni con i musei, sempre in tempo di Covid. Quest'anno abbiamo pubblicato sul sito di Brera una collection di quasi 100 opere in altissima definizione che oggi sono su Brera Plus e che sono un po' una delle caratteristiche del nuovo sito di Brera, che ha la possibilità appunto di esplorare le opere comodamente da casa. Abbiamo visori evoluti che possono essere usati per creare storie, per interagire con le persone. Insomma, ci sono tantissime tecnologie che adesso ovviamente non è il tempo, non ho tempo e modo di raccontare. E poi si arriva anche a fare installazioni che hanno a che fare con il mondo commerciale, no? Questa è una vetrina di Bulgari su cui abbiamo messo delle splendide immagini della primavera di Botticelli. Se posso, Luca, ti farei una domanda, perché me la stimoli molto, no? Perché si capisce che il range è molto molto ampio. Mi sentite? Non so se ho... Perfettamente. È molto semplice questa domanda. Cioè, se e quando a un certo punto hai capito che il digital poi poteva portare anche a qualcos'altro, e mi riferisco a un qualcosa che possa aiutare proprio la conservazione, lo stato di benessere o malessere dell'opera d'arte stessa. Cioè, c'è un momento in cui hai cominciato a vedere anche questo aspetto durante la tua attività e quindi ad ampliare l'offerta che da un punto di vista di primo acchito commerciale poi diventa anche invece qualcosa che va verso la valorizzazione nel senso conservativo dell'opera d'arte che ti trovavi di fronte. Pronto? Sì, ti sento io. Okay. Sì. Okay. Dunque c'è stato ovviamente un momento che ha, acceso una lampadina, no, sul tema della conservazione. Non so se vedete la slide adesso sullo schermo della primavera di Botticelli. Sì. Cede, perfetto. Questa slide fissa un momento che è un dicembre 2009, in cui abbiamo fotografato l'opera agli Uffizi con la tecnologia di cui vi parlavo prima, e ingrandendo questa immagine, perché stavamo facendo un controllo qualità, ci siamo accorti di un distacco, che è quello che vedete adesso sullo schermo, che dal vivo non si vede, non si nota, perché è veramente piccolo. È piccolo e probabilmente per vari fattori, tra cui un vetro spesso qualche centimetro di fronte all'opera, la distanza, la luce, eccetera, potrebbe passare inosservato, no? E quindi qui ovviamente abbiamo capito che queste immagini, oltre ad avere una vita nel campo della valorizzazione o in attività di tipo commerciale, hanno anche una vita nel campo della conservazione, cioè sono immagini che possono essere utilizzate per fissare nel tempo lo stato di un'opera e possono essere usate successivamente anche per valutare eventualmente dei degradi che possono intervenire. Qui lo vedete veramente molto bene. E da lì quindi è partito un filone di attività che ci ha portato a fare alcune acquisizioni finalizzate a temi legati alla conservazione o al monitoraggio di opere. Anche qui vedete abbiamo lavorato sulla Sala delle Asse a Milano prima del restauro, perché le immagini poi sono state utilizzate durante il restauro per i restauratori per seguire le attività sul cantiere. Nel 2016, da questi spunti, abbiamo dato vita a una startup, tra l'altro è anche un'impresa sociale, perché le sue finalità vogliono proprio essere finalità non commerciali. Ecco. Una startup che si occupa espressamente di tecnologie per la conservazione e il monitoraggio delle opere d'arte.
Abbiamo investito delle risorse per cercare di costruire delle nuove macchine che, oltre all'acquisizione gigapixel, quindi oltre all'immagine di altissima qualità, potessero anche rilevare il modello 3D dei dipinti. Cosa non facile, perché parliamo di informazioni tridimensionali minime, no? di pochi micron. E quindi abbiamo dato vita a delle macchine, a una macchina in particolare che si chiama Robin, che oltre alla tecnologia gigapixel ha la possibilità di montare delle teste che consentono di fare acquisizioni 3D con diverse tecnologie, tra cui la fotogrammetria e altre tecniche che abbiamo messo a punto nei nostri laboratori, che poi anche è, diciamo, la macchina che è stata utilizzata sulla Fornarina per il rilievo di gennaio. Cosa fa sostanzialmente questa macchina? Diciamo, acquisisce l'immagine e il suo modello 3D, che vedete ora rappresentato qua sullo schermo. È assolutamente collimante con l'immagine e consente di vedere non solo la forma della tavola o della tela, che qui potete notare perché ha una colorazione che va dal blu al verde a seconda della distanza e dell'increspatura del materiale, ma anche il particolare, il dettaglio che compone la pittura, la microsuperficie, quindi la crettatura, per esempio, cioè tutte le informazioni di micro dettaglio vengono catturate e rese disponibili attraverso la nostra piattaforma, che non gestisce solo le immagini ma gestisce anche i modelli. E da qui è nato poi, adesso qui ve ne faccio vedere un'altra, questa è un Fontana, queste sono state acquisite a Casa Boschi di Stefano a Milano in un progetto pilota di qualche anno fa. E anche qui potete vedere, anche se l'immagine ovviamente in questo caso è stata messa in una slide, per cui in bassa risoluzione, ma si percepisce anche la forma della trama, no? Oltre che semplicemente il modello dell'oggetto. Questa invece è l'evoluzione della macchina che è stata utilizzata meno di un mese fa per acquisire il modello 3D dello sposalizio della Vergine a Milano. È una tecnologia che si è evoluta rispetto a quella di gennaio e consente di ottenere risultati ancora migliori dal punto di vista della qualità del modello e dell'immagine, e qua la vedete all'opera. Il risultato è questo, cioè questo è un dettaglio della superficie dello sposalizio della Vergine, del sacerdote in particolare, lo vedete nella parte destra, e qua si vedono le linee di costruzione delle architetture sullo sfondo, si vede il cretto, quindi tutta l'increspatura che c'è sulla pittura, i sollevamenti, la pittura di Raffaello, cioè si riesce veramente a percepire tutta l'informazione, che poi è anche l'informazione che ci serve per replicare l'opera. Diciamo, da questo processo di acquisizione 2 più 3D è nata anche l'idea di sviluppare processi di monitoraggio, quindi pensando di acquisire un'opera più volte nel tempo, anno 0, 2020 per la Fornarina, poi potrebbe esserci 2021, il 2025, il 2030, chi lo sa, avremo sicuramente la possibilità di fare delle comparazioni tra superficie, quindi modello e colore del 2020 e modello e colore del 2050, no? Per magari accorgerci che c'è stato qualche sollevamento in più o qualche viraggio di colore. Questo credo sia un po' in sintesi il percorso che abbiamo fatto, e adesso forse posso lasciare la parola a Lucia, che potrebbe raccontarvi, vi racconterà anzi cosa abbiamo fatto in particolare sulla Fornarina. Io, Lucia, sì, se mi senti, infatti, ecco, Luca ti ha già fondamentalmente passato la palla e in questa collaborazione che è sempre più stretta, ma vorrei subito chiederti questo, cioè come, venendo quindi da un'esperienza, abbiamo parlato prima velocissimamente in sede di presentazione di questo grande marchio italiano che poi in qualche modo è come se avesse cambiato pelle, no? Perché comunque poi si è mosso in maniera forte, complice anche la passione
e del babbo, no? Di Franco Cosimo Panini, verso i libri antichi e verso riproduzioni di volumi storici. Pensiamo per esempio a codici miniati molto preziosi che appunto in facsimile vengono a riportare in vita in maniera perfetta, proprio al più piccolo dettaglio possibile, dei pezzi di storia, no? Poi insomma il vostro lavoro curato da tempo in una persona, correggimi se sbaglio, poi ovviamente affronta tante fasi e si parte con, se non vado errato, con la Bibbia di Borso d'Este, ma poi arriva fino per esempio a collaborazioni con grandi produzioni cinematografiche. Ecco, però poi da lì si arriva a questo incontro che ci fa parlare oggi proprio con alta definizione, no? Che è acquisita nel 2017, quindi diventa all'interno della scuderia Franco Cosimo Panini. Ma che cosa c'è qui? C'è evidentemente l'unione di un know-how, di una capacità esperienziale, tecnica e anche artigianale che appunto abbraccia questo nuovo step che la alta definizione, memoria, insomma tutte le sue forme porta verso quella che è l'approdo tecnologico più avanzato ad oggi. Ecco, io ti vorrei subito chiedere come hai sentito questa connessione, se è stata abbastanza naturale come deduco, oppure insomma se avete dovuto, non lo so, trovare un tipo di sintonia un pochino più ragionata. Tutto per Lucia ritornare naturalmente a questo lavoro che in questo speciale, particolare, sotto tantissimi punti di vista hanno dedicato a Raffaello, ecco, che ha visto appunto questo ritorno, questa veste nuova della celeberrima Fornarina. Allora, intanto salve a tutti, buonasera, grazie Giuseppe. Sì, allora, quando le Gallerie Nazionali di Arte Antica ci hanno invitato a realizzare questa campagna di diagnostica e replica sulla Fornarina, l'emozione è stata grande, molto grande, non solo perché ci veniva offerta questa possibilità di lavorare su un quadro così celebre, così importante, ma anche perché per noi questo lavoro, questo capolavoro, segnava l'inizio di una nuova stagione della casa editrice che andava in continuità con la trentennale esperienza nel settore facsimilare. Siamo certamente conosciuti per le figurine, qualcuno forse ci lega anche alle edizioni d'arte, ma noi siamo abbastanza conosciuti per le riproduzioni dei facsimili di manoscritti. E infatti nel tempo abbiamo realizzato numerosi progetti utilizzando delle consuetudini, delle tecniche produttive che poi si sono trasformate in standard, in veri standard. Cioè abbiamo un pochino aiutato a costruire questo mercato e questa consuetudine della replica del manoscritto che esisteva già da tanti anni, partita in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando tanti manoscritti purtroppo sono stati distrutti sotto bombardamenti e quindi comunque c'era questa esigenza di andare a recuperare delle fonti storiche importanti. E quindi noi abbiamo iniziato già da 30 anni e scusate che cambio slide, perché ecco qua. Qua vedete mio papà, il mio babbo, Franco Cosimo, durante la presentazione di uno dei nostri primi titoli, che era l'Ufficiale Visconti. E come vedete non abbiamo avuto timore a mostrare le repliche di fianco agli originali, cosa che facciamo ancora tuttora. E come dicevo, gli standard che abbiamo cercato di rispettare sempre, che poi sono diventati una consuetudine, sono proprio il fatto che la copia, la riproduzione deve essere integrale, cioè deve essere completa in ogni sua parte.
soprattutto questa cosa è valida per i manoscritti, perché ci sono stati casi in cui alcuni editori magari replicavano soltanto le immagini più belle o le cose più belle, ma mancava l'integrità e la completezza del manoscritto. Vado abbastanza veloce, in modo che la riproduzione poi deve essere anche conforme all'originale, mantenendo tutti i segni del tempo, i tarli, ma anche per esempio in questo caso la legatura, cioè abbiamo cercato di riprodurre una legatura difficilissima, è un piccolo libro d'ore conservato a Chantilly in Francia, e abbiamo cercato in questo caso anche di riprodurre le cose che normalmente magari non si danno così per scontato. Era abbastanza difficile riprodurre questa legatura. Quindi il facsimile replica fedelmente tutti gli elementi morfologici, come lo spessore delle pagine, l'irregolarità dei bordi, i tarli, l'aspetto della copertina, il tipo di legatura, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che si può fare, si deve fare. Un altro aspetto importante è sicuramente il fatto che ogni facsimile deve essere supportato scientificamente, cioè la pubblicazione diventa l'occasione per realizzare un nuovo studio sull'opera, e quindi se è possibile mettere insieme tutti i più importanti studiosi al momento per fare un attimo il punto di quello che si conosce di quest'opera al giorno d'oggi, e poi se è possibile essere anche corredata da un certificato di garanzia che attesti la completezza, la conformità, e anche nel caso di tirature limitate deve essere convalidata dal museo o dalla biblioteca. Eccoci qua. Quando nel 2017 abbiamo acquisito questa bellissima azienda Alta Definizione, abbiamo poi avuto la possibilità di esplorare nuovi settori di attività e di entrare nel campo delle tecnologie digitali, in particolare quelle applicate al mondo dell'arte. Alta Definizione e Franco Cosimo Panini sono due aziende con alle spalle percorsi diversi, ma in fondo sono percorsi paralleli, si sono unite per sviluppare insieme nuovi progetti molto ambiziosi, e quindi per la prima volta non si è puntato alla realizzazione di una semplice riproduzione, in questo caso parlando di questo primo progetto che stiamo facendo, ma vogliamo riprodurre qualche cosa che ancora non esiste, quindi una riproduzione fedele e tridimensionale, in grado di restituire tutte le singole pennellate di Raffaello, i segni tracciati dalla sua mano e la corposità dei tratti di colore. Quindi l'insieme delle nostre due aziende hanno lavorato in questi mesi per sviluppare un progetto che finora non esisteva in questi termini. Diciamo che dopo 30 anni di attività in questo settore ci siamo trovati veramente in una fase molto entusiasmante, cioè una nuova avventura. Abbiamo messo quindi appunto tutte le esperienze passate, tutto quello che avevamo imparato dal passato, cercando di realizzare una copia fisica veramente, veramente identica in ogni particolare. Abbiamo lavorato per diversi mesi e abbiamo messo a punto un percorso che è stato lungo e travagliato, anche perché il periodo non è stato facile. La nostra missione quindi è quella di divulgare e diffondere la conoscenza delle opere d'arte e allo stesso tempo aiutare a preservarne lo stato di conservazione. La copia 3D, vorrei dire, la copia 3D serve da un lato al museo di monitorare lo stato di conservazione o di avere comunque un sostituto, una controfigura nel caso che l'opera debba andare in mostra o debba essere prestato o debba essere visualizzata da vicino.
la parte digitale poi offre un nuovo modo per godere anche da casa, come dicevamo prima, delle meraviglie del capolavoro di Raffaello. Come l'abbiamo realizzata? Eccoci, questa foto l'avete già vista, le prime fasi sono sicuramente organizzative, cioè dietro ogni progetto c'è una grande pianificazione. E in questo caso vi dico solo che per fare le prove a casa abbiamo allestito un laboratorio con il nostro Robin, la nostra macchina di cui parlava prima Luca, che scansionava un quadro, diciamo, abbastanza simile alla Fornarina. Abbiamo fatto tantissime prove perché avevamo solo una possibilità, non potevamo perdere questa occasione e arrivare impreparati. Quindi comunque abbiamo scansionato per settimane in un laboratorio per essere assolutamente certi che la scansione 3D fosse perfetta. E la Galleria Barberini ci ha offerto questa occasione unica, quindi questi 3 giorni di studio in cui l'opera è stata tolta dal Climabox e quindi la Fornarina era nuda, veramente nuda, e potevamo procedere. Questa parte l'abbiamo già vista prima con il dottor Cosma, e quindi qua sono state le 3 giornate mitiche piene di anche televisioni e visitatori e comunque persone che ci hanno fatto tante domande. Sono state veramente molto belle, devo dire. Ecco. Ecco, poi Lucia, nel senso, questo qui entriamo in una fase, correggimi se sbaglio, insomma, di novità, evidentemente anche di ulteriore stimolo e anche di importanza, perché evidentemente la vita di una coppia, che abbiamo capito da questo incontro, non essere in contrapposizione con l'originale, ma essere parte integrante addirittura, oltre che dialogante, per averla in tasca, anche aprendo uno smartphone, per averla con noi, ma per averla anche fisicamente, per avere davvero, davvero al di là delle limitazioni temporali, addirittura anche di censo, no? Se uno dovesse tirare fuori vecchi standard, insomma c'è un livello di anche democratico, no? Per certi versi di utilizzo e di fruizione dell'opera che può arrivare forse anche alla scuola, mi sbaglio? Sì, infatti ne parlo alla fine, perché è un progetto che abbiamo appena messo in piedi, è bellissimo, è un progetto divulgativo che è molto importante e che prevede comunque una collaborazione con già degli enti che lavorano con le scuole, quindi anche questa è una parte molto... molto entusiasmante. No, sicuramente la copia non si vuole sostituire all'originale, cioè in nessun caso, è proprio una controfigura, è uno stuntman. Quando succede che la copia deve andare perché deve essere restaurata o perché comunque deve andare in una mostra, cioè sono tutte, è uno strumento che può avere un museo per sostituire l'originale. E in alcuni casi, per esempio nel caso dei libri, ha una funzione diversa, perché ovviamente il libro è conservato nel caveau della biblioteca, difficilmente è possibile vederlo, cioè a meno che uno non sia uno studioso e ha tutte le autorizzazioni. Quindi nel caso di libri, di facsimili, di manoscritti, la copia ha proprio un fine sostitutivo, cioè uno se lo può sfogliare completamente nel banco della biblioteca e quindi è molto ha una funzione valida, ma anche la replica del quadro ha una funzione altrettanto valida, perché in questo caso uno se la può appendere nel salotto di casa, cioè il progetto che abbiamo sviluppato con Treccani ha anche questa finalità. Volevo dire che ecco, ne avete parlato prima, ci saranno delle altre acquisizioni, ce ne sarà una seconda nel 2021 e servirà per confrontare le scansioni fatte nel gennaio 2020 e vedere se a livello microscopico ci sono state delle variazioni morfologiche del supporto, oppure del film pittorico, oppure se sono stati dei viraggi cromatici, o tutti questi aspetti che riguardano la diagnostica.
vado veloce perché siamo abbastanza tirati coi tempi. Diciamo che una volta terminata la campagna fotografica si passa all'elaborazione delle fotografie acquisite e come diceva prima Luca, c'è una fase di stitching, quindi tutte le immagini vengono unite insieme. In questo caso per la Fornarina abbiamo fatto 120 scatti che sono stati uniti. Questa è la prima volta che abbiamo visto l'immagine in 3D, cioè che cosa c'era sotto. Questa è l'immagine elaborata da Robin una volta che è stata restituita dal nostro computer. Ovviamente vi risparmio le cose tecniche perché faccio fatica anch'io a capirle, ma vi dico solo che è servito un super computer per poter elaborare questa immagine, perché comunque sono tecniche molto difficili, molto complesse. Quindi vedete qua, oddio, ho sbagliato, eccoci qua. Se posso dire, un super computer che equivale a 15-20 computer gaming che tutti conosciamo, ben carrozzati, più o meno. Quindi il passaggio è questo qui, questa è l'immagine del computer, questa è l'immagine della Fornarina e questa è la prima volta che abbiamo stampato la superficie, quindi che una stampante ci ha restituito il 3D stampato. Dopodiché qua vedete che devo cambiare slide, eccoci qui. Questa qua è la prima volta che stampiamo invece con una versione flat in Fine Art, che ci ha permesso di perfezionare la rispondenza cromatica. E qui abbiamo cominciato a lavorare sul 3D e qua, ecco, devo dire che in questo caso è iniziata la vera avventura, perché qui siamo ancora in Barberini, è stato subito poco dopo la scansione in 3D, arriviamo in Barberini e che cosa succede poco dopo? Succede che inizia il lockdown. E noi dobbiamo andare a fare le prove cromatiche, quindi non sapevamo come poter fare questa attività. Seconda cosa, la Fornarina si trasferisce alla mostra delle scuderie del Quirinale e quindi insomma tutto diventa molto complicato. I nostri fornitori sono dislocati sul territorio italiano, la Fornarina è alle scuderie del Quirinale e noi siamo bloccati a Modena e quindi dobbiamo andare a Roma durante il lockdown. Devo dire che abbiamo trovato una grandissima collaborazione, anche gentilezza da parte sia del dottor Cosma in particolare, ma di tutti i funzionari di Palazzo Barberini e anche delle scuderie del Quirinale, che ci venivano ad aprire la mostra all'alba prima che si riaprisse quel poco di visitatori che erano ammessi ogni giorno per vedere la mostra. Quindi noi alle 6:30 del mattino andavamo a Roma alla mostra con ancora tutte le luci chiuse, ancora proprio, era proprio all'alba, entravamo dentro e potevamo fare questo tipo di attività, cioè il controllo. Ne abbiamo fatti 4-5 di questi controlli. Devo dire che noi ci siamo anche un po' divertiti, perché insomma andare a Roma con così poche persone e per una cosa così eccezionale, però insomma non era un contesto semplicissimo. Poi ecco, cosa è successo? Che i nostri fornitori, anche loro, insomma, erano tutti chiusi in casa. Per fare questa replica sono necessari 8 fornitori diversi, dislocati su più territori, più regioni. Quindi anche lì è stato complicato, diciamo, poter muovere insomma, la logistica del semilavorato, dell'opera ancora in fase di lavorazione. Come dicevo prima, per quanto riguarda i facsimili, abbiamo cercato di riprodurre ogni parte, abbiamo riprodotto anche il retro per questa replica. E queste repliche, le prime tre repliche, le consegneremo, anzi, le prime tre repliche, abbiamo già consegnate alcune, ma le tre repliche che abbiamo riprodotto andranno al museo. E faremo una presentazione. Speriamo presto, speriamo di avere la possibilità di fare questa piccola presentazione della consegna di queste opere, forse all'inizio dell'anno prossimo in corrispondenza con la nuova scansione.
Ecco, questo ci terrei a dire questa cosa perché con, abbiamo sviluppato una collaborazione molto importante con Treccani che ci permette anche al museo, diciamo, di in un'operazione virtuosa di commercializzare, vendere queste repliche che comunque sono fatte in collaborazione appunto con Treccani e con la loro rete vendita, e con un ritorno che poi torna sul museo di royalties e di contributi, che sono operazioni virtuose, dico, perché poi permettono di continuare a fare queste operazioni di monitoraggio, aiutano comunque la cultura, aiutano a portare avanti questo tipo di attività, e speriamo di poterne fare ancora altre di questo genere, perché tanto perché i risultati sono molto belli, cioè sono opere che sono veramente molto 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 belle, e poi sicuramente aiutano la cultura italiana. Ecco, la fornaria nelle scuole, ne parlavamo prima. Anche questa è un'altra collaborazione che stiamo realizzando ora. È nata questa idea nella prima ondata di Covid, cioè usiamo le repliche per sopperire all'impossibilità di fare le gite scolastiche. Vede la collaborazione di un ente che si chiama FEM, Future Education Modena, che è il primo EdTech Hub, che ha come obiettivo di aumentare il potenziale dell'educazione in società. Che cos'è questa collaborazione? Il primo prototipo che stiamo mettendo in piedi prevede la selezione di un gruppo di istituti scolastici che riceveranno la copia della fornarina. Poi all'inizio tutte le attività educative proposte serviranno ad approfondire in primo luogo tutte le competenze tipiche dell'insegnamento della storia dell'arte, cioè dipinto, l'autore, eccetera, eccetera. Ma poi il progetto propone altre attività che sono veramente innovative e anche servono a connettere un po' tutte le materie, e possono essere sviluppate sia con la copia fisica che con la copia digitale. Quindi si cerca di sviluppare una didattica dell'arte, diciamo, aumentata, che possa combinare le competenze artistiche, ma anche le connessioni con altre materie, storia, matematica, scienze, o anche competenze digitali, la modellazione, la programmazione, il digital design. Quindi quello che faremo è, ovviamente guidati da questo centro che studia proprio questo tipo di attività, creeremo un kit didattico che verrà inviato insieme alla fornarina, e poi cercheremo di avere anche delle interazioni con realtà aumentata o mobile learning. L'obiettivo è quello di ovviamente aumentare l'insegnamento della storia dell'arte attraverso una metodologia specifica, e anche cercare dei nuovi format didattici di edutainment per dare più valore all'arte e per costruire anche delle occasioni innovative che possano appassionare anche i ragazzi. Chiudo velocemente perché vedo che abbiamo sforato, con una considerazione personale. Noi abbiamo lavorato con entusiasmo in questi tempi complessi, abbiamo creato una bella squadra di persone, cambiando squadra diverse volte, ovviamente non ci siamo scoraggiati, abbiamo continuato, i risultati sono stati buoni. Ecco, una simile impresa ha richiamato alla memoria il ricordo di quando il papà, dopo la formidabile avventura delle figurine, all'inizio degli anni 90, ha deciso di pubblicare il primo facsimile, come dicevi tu prima, Giuseppe, la Bibbia di Borso d'Este. A guidarlo era il desiderio di rendere accessibile a tutti un'opera d'arte, e poi, che ovviamente per ragioni conservative non poteva essere in quel caso sfogliata, e tra l'altro non può essere sfogliata tuttora se uno non ha il facsimile. Ma ecco, per realizzare queste opere, questi facsimili, queste repliche,
identici in tutto all'originale, è veramente necessario riuscire a mettere insieme delle squadre che abbiano voglia e tensione di arrivare a dei risultati eccellenti, con competenze e saperi che uniscono l'alta tecnologia e la maestranza artigianale. Ecco, l'esito di quegli sforzi è stato ripagato, come è stato ripagato oggi, e cercheremo di perseguirlo con la stessa determinazione che ha avuto mio papà. E, anche cercando di combinare sempre tecnologia, gusto e sapere artistico. Quindi la Fornarina resterà nel nostro cuore, come lo è stata la Bibbia di Borso d'Este, e speriamo che seguano tanti altri progetti così entusiasmanti. Grazie. Io, Lucia, ti ringrazio. Credo che insomma sia anche tempo magari di lanciare un po' un accenno. Evidentemente ci sarà un nuovo Raffaello alle porte. Ci si dimentica un po' troppo che il celeberrimo sposalizio della Vergine è sia a Milano, ma insomma a Natali Umbri. Io vi parlo proprio da Città di Castello, quindi insomma sono idealmente parte in causa, però ecco, insomma, no, non sveliamo troppo. Però ecco, io vorrei per così riaprire a Luca velocissimamente, Alessandro, anche citare questo intervento che vediamo da parte di Eva Torelli, che ringraziamo, la quale ci chiede: ma sarebbe ipotizzabile questo lavoro, che poi abbiamo visto che effettivamente, questo anche è bello sottolinearlo, è non retorico, così abbraccia tante realtà insomma italiane, insomma giovani, ecco, portarlo, ecco, dice, se non su larga scala, almeno in maniera più estensiva. Io credo che Luca, questo affascinante progetto che ci avvicina invece alle scuole, che ha appena citato Lucia, possa andare già in quella direzione. Avevo il microfono muto, scusate. Sì, sicuramente. Diciamo, la Fornarina per noi è un progetto pilota da tanti punti di vista, perché è la prima volta che facciamo un'opera riprodotta in 3D con un livello di accuratezza, vi assicuro, veramente molto elevato. È la prima volta che facciamo una serie di repliche, perché la Fornarina non è stata fatta in una copia, è stata fatta per ora in oltre 100 copie, e questo vuol dire scontrarsi con problemi di scala e natura industriale. È molto più semplice farne una che farne 100. È un pilota perché dietro a questo progetto stiamo sviluppando delle tecnologie digitali che verranno utilizzate nelle scuole. È un pilota perché nasceranno storie e racconti sempre in digitale sulla Fornarina, ed è un pilota forse anche per il rapporto che abbiamo avuto con l'ente, perché con l'ente abbiamo fatto questa operazione a gennaio, abbiamo deciso di sviluppare un progetto di comunicazione intorno a questo evento che è andato molto bene, quindi abbiamo condiviso da un punto di vista stampa l'operazione a suo tempo. È nata quindi una collaborazione, adesso faremo altre attività sempre all'interno del museo, e quindi diciamo si è innescato un processo virtuoso dove tutti hanno dei benefici in termini sia di visibilità, sia di promozione culturale, di socialità, eccetera. Ci sono veramente molte, c'è un impatto sociale che forse varrebbe anche la pena di misurare, visto che è un tema di sicura attualità. Beh, abbiamo quindi anche, insomma, siamo tutti uniti, insomma, verso sfide, anche tutele sempre più calzanti, però evidentemente anche una responsabilità che questa passione che prima sottolineava Lucia, ecco, un po' diventa un po' l'altra faccia della medaglia, però
sicuramente sono elementi che si compensano, che dialogano, e così come abbiamo visto questa idea di copia che non è questo opposto dell'originale, ma anzi l'originale, la copia lo aiuta perché monitora, abbiamo visto lo stato conservativo, la vita vera e propria dell'originale. E in questo senso Alessandro, nell'arco di domanda tecnica, nell'arco anche di un semplice anno o due, grazie al monitoraggio offerto magari dalla memoria di alta definizione, insomma, ecco che il curatore, evidentemente i conservatori, hanno in mano degli elementi in più, e non è poco, no? No, sicuramente. Diciamo che la parola virtuoso che citava prima Luca mi sembra la parola corretta per questo tipo di operazione, no? Perché al di là... Ti sento un po' basso, non so se sono solo io. Mi senti adesso? Adesso meglio, sì. Ok. No, dicevo, la parola virtuoso mi sembra la parola giusta, nel senso che... No, io non sento. Sei un po' basso, Alessandro. Adesso io alzando il mio volume, sì. Ok. Dicevo, la parola virtuoso mi sembra la parola giusta, no? Per raccontare questo tipo di esperimento, nel senso che si è venuta a creare una congiuntura in cui effettivamente l'oggetto copia, adesso al di là del dibattito che si può creare sulla natura e sulla copia stessa, sulla sua dimensione, diventa fondamentale per un percorso. Come tutti gli oggetti è neutro, no? Non è né buono né cattivo, dipende dagli obiettivi che uno ha e che vuole mettere in campo. In questo caso tutto quello che viene fatto attraverso questa digitalizzazione, da un lato c'è l'elemento conservativo per il museo, dall'altro c'è l'elemento della realizzazione di questi facsimili che hanno appunto diverse sfaccettature, tra cui quella educativa che in un'epoca come quella che stiamo vivendo non è assolutamente secondaria, anzi mi sembra un esperimento a tutto tondo che possa essere ripetuto. Certo, servono le condizioni, per tornare alla domanda che veniva fatta, e non è facilissimo, insomma. Ci dicono, Alessandro, che sei basso di volume, ma insomma, sintetizzando, insomma, è una sottolineatura la tua proprio anche di questo impatto anche etico, ecco che sta provando a uscire e rientrare. Nel frattempo arrivano delle domande, una delle quali forse, ecco, girerei a Lucia, ed è Flavia che ci chiede: ma qual è la tutela giuridica dell'opera d'arte digitalizzata, se c'è una risposta che riesce a sintetizzare? Poi Alessandro ti ridò palla. Allora, io, se non vi dispiace, passo la parola a Luca Ponzio, che è è molto, molto ferrato su questo argomento, visto che gestisce lui tutti i contratti con gli enti. Dunque, diciamo che da un punto di vista così giuridico, noi operiamo ovviamente con una concessione, per cui quando andiamo a fare una fotografia o un 3D di un dipinto, sottoscriviamo una convenzione con l'ente che stabilisce quali sono gli usi che noi possiamo fare o che non possiamo fare di quel dipinto. Dopodiché ci si muove sempre nell'ambito di un accordo con l'ente, per cui se ci sono delle attività che noi possiamo svolgere perché abbiamo l'accordo, le svolgiamo. Diversamente si prende contatto con l'ente di volta in volta per accordarsi sulla possibilità o meno di fare un'operazione di tipo commerciale, di valorizzazione, di conservazione, di studio o quello che sia. Invece, da un punto di vista, come dire, della tutela informatica, perché non so se la domanda verteva più sul tema 1 o sul tema 2, noi ovviamente ci assicuriamo che queste immagini vengano conservate nel migliore dei modi nei nostri server aziendali, e nel momento in cui le pubblichiamo online lo facciamo attraverso una piattaforma che eroga in tempo reale una filigrana visibile sull'opera, in modo tale che questa immagine non possa essere, diciamo, prelevata indebitamente,
e addirittura andiamo a posizionare su questa immagine delle filigrane invisibili, che quindi non sono percepibili dall'utente, ma che sono riconoscibili dai nostri software di analisi e che ci consentono di erogare, per esempio, a 100 persone che in quel momento stanno guardando un'immagine sul nostro portale, 100 immagini apparentemente uguali, ma tutte diverse, che hanno quindi un ID, una filigrana diversa, invisibile, e ci consentono di sapere a chi è stata erogata da un punto di vista, come dire, informatico, per cui abbiamo un IP, abbiamo registrata una data e un'ora, abbiamo delle informazioni che ci consentono di, così, di portarci in un ambito di tutela passiva, no? Perché nel momento in cui dovessimo riscontrare un utilizzo di un'immagine che è dentro una nostra filigrana, avremmo in qualche modo una possibilità di ricostruire, risalire, capire da chi è stata in qualche modo presa, utilizzata. E quindi anche questo è un tema decisamente interessante. Assolutamente. Luca, prego Lucia, ti ho interrotto. Sì, Giuseppe, volevo solo dire due cose. La prima, intanto vedo dalla chat pubblica che è collegata la dottoressa Nardone, che volevo ringraziare perché è proprio colei che ci apriva le scuderie del Quirinale al mattino presto e che ci ha risolto un sacco di problemi quando dovevamo venire a Roma a fare le prove di controllo qualità. L'altra cosa che volevo dire è che l'operazione che noi abbiamo fatto di replica con Treccani è stata per noi importante, anche perché Treccani ci ha accompagnato negli ultimi 30 anni, cioè noi non abbiamo una distribuzione commerciale delle opere che facciamo, ma vengono distribuite sempre da Treccani. E ha creduto tantissimo in questo progetto e anche loro ci hanno sostenuto molto e hanno, ovviamente sono l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, hanno una capillarità nella distribuzione, nella divulgazione che nessun altro ha in Italia. Quindi ci tenevo anche proprio a mettere l'accento su questa cosa, cioè l'operazione di replica viene comunque gestita e curata da un ente veramente molto importante in Italia, che è Treccani. Assolutamente, io credo se Alessandro adesso non lo so, potrebbe regalarci una chiosa, adesso si è risolto con l'audio, ti sentiamo, funziona, no? Funziona benissimo adesso? Sì. Oh, vedete, quando uno non doveva parlare funziona il microfono, ovviamente, sempre così. No, insomma, mi riallaccio in realtà con i ringraziamenti a tutti quanti quelli che hanno partecipato a questa operazione. Insomma, è un onore per le Gallerie Nazionali essere, come dire, parte di questa operazione, come di questo apripista, no? In questa situazione, sperando appunto di poter contribuire sempre meglio. Adesso verificheremo con le prossime riprese appunto quanto possa effettivamente per i conservatori essere utile un'analisi così, così dettagliata, così approfondita come quelle che le riprese di alta definizione ci permettono di fare, soprattutto in occasione di viaggi delle opere che sono comunque un evento traumatico. In questo caso c'è stata la mostra delle Scuderie del Quirinale, dove l'opera è rimasta per tanto tempo. Era preventivata quella di Londra, la grande mostra di Raffaello, che poi è stata causa Covid posticipata ormai al 2022, però comunque è una tecnologia i cui aspetti sul punto e le ricadute sul lato conservativo potranno in futuro, secondo me, dare delle indicazioni molto, molto interessanti. Quindi siamo molto contenti e molto orgogliosi di aver fatto parte di questo progetto virtuoso, come citavo prima, perché poi ha avuto e sta avendo, e forse avrà ancora tanti altri corollari, perché appunto le possibilità non si limitano a quello che c'è, ma si possono anche sempre inventare nuove possibilità e nuove modalità di utilizzo di quello che la tecnologia ci offre. E sono, senza svelare troppo, come si è detto prima, però in cantiere anche, insomma, nuove cose, e sicuramente, insomma, questa joint venture, chiamiamola così, dal punto di vista culturale è veramente qualcosa di che ci dà anche speranza. Insomma, a me piacerebbe così chiudere lanciando questo messaggio, perché alla fine è così, la fotografia, no, l'istantanea di una compagnia
anche giovane poi, che insomma ci crede, soprattutto che lavora e che va oltre. Quindi senza retorica, io ecco, ovviamente ringrazio anche voi e siamo penso tutti d'accordo sul fatto che questa tra l'altro è anche una frase insomma, che Luca citava, insomma, che secondo la quale grazie al digitale alla fine l'arte offre, ci offre una nuova dimensione prospettica. Abbiamo visto come la copia possa aiutare l'originale e credo che alla fine, l'abbiamo citato all'inizio, credo che il buon vecchio Gillo da lassù, Dorfles, insomma, evidentemente questa fornarina, insomma gli piacerebbe. Quindi penso che siamo così ai saluti. Io sinceramente mi sono divertito. C'è stato questo inconveniente tecnico, ma fa parte della diretta, come dice qualcuno. E quindi ringrazio ancora Lucia Panini, di Franco Cosimo Panini, editore Modena, Luca Ponzio, CEO e fondatore di Alta Definizione, Alessandro Cosma, curatore Gallerie Nazionali di Arte Antica, e un saluto a tutti. Grazie, un saluto a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie, un saluto a tutti, grazie mille.